Sono questa mattina, quest'area probabilmente nessuno di voi riesce a riconoscerla. Sono in questo che è definito un parcheggio pubblico della città di Siracusa che si chiama Parcheggio Complatern. Sono venuto qui perché dei cittadini mi hanno mandato delle foto, dei video, dove mi hanno chiesto di capire qual è la situazione in questo parcheggio. Questa è un'area a parcheggio che ha una storia un pochettino incredibile. Il secolo scorso qua credo che c'erano dei carri armati, venivano parcheggiati, era un'area dell'esercito. Poi venne acquisito dal comune, o comunque di competenza del comune. Qua sotto di me tecnicamente ci sono le catacombe, quindi qua sotto tecnicamente dovrebbe essere vuoto. Per cui la prima domanda che pongo è: cosa si fa qui? Come potete vedere, girando questo video a 360 gradi, alla mia destra di fatto c'è tutta una serie di camper parcheggiati, per cui la città di Siracusa incasserà notevoli soldini. Ora, come vedremo più avanti, ci sono anche della sorta di attendamenti dei camper che sono in seduta fissa di fatto, quindi suppongo ci siano dei contratti di locazione. Fece un po' scalpore quest'area perché qualche settimana fa venne rimosso uno strano mezzo appartenuto a una persona che è passata a miglio vita, che era una sorta di camion dei pompieri, credo olandese o qualcosa del genere. Venne rimosso e fece scalpore perché questo venne rimosso, però come farò vedere più avanti, ci sono tutta una serie di autovetture, no, ma già lo potete vedere in fondo davanti a me, della polizia municipale, disassemblate. Quindi a una ci mancano le ruote, a un'altra ci manca il finestrino, a un'altra manca lo specchietto. Ed è una cosa abbastanza curiosa perché di fatto non si capisce perché queste autovetture che sembrano così abbandonate. Tanto mi piacerebbe vedere se sono coperte da polizza assicurativa, perché se questa è un'area pubblica e quel mezzo rosso è stato rimosso, la motivazione deve essere il fatto che era senza polizza assicurativa, non era coperta polizza assicurativa. Ma queste autovetture così disassemblate, abbandonate a se stesse, sono invece coperte da polizza assicurativa. Poi mi piacerebbe un giorno capire, quella di fronte a me ad esempio adesso è l'edicola che credo famosa, che abbiano tolto, cos'è, un Corso Gelone, e adesso l'hanno parcheggiata qua. Bah, questa è una città un po' anomala. Questo sembra io lo chiamerei un multiuso. Quindi una sorta di area multiuso dove ognuno entra e fa un po' quello che vuole, parcheggia, deposita delle cose e poi magari viene a riprendere dopo. Questa edicola è molto curiosa perché messa qui sembra che magari aprono domani, magari aspettiamo che arrivano i quotidiani e compriamo il quotidiano. Come vi dicevo, sulla sinistra ad esempio ci sono tutta una serie di attendamenti, io non credo che siano momentanei di turisti che sono venuti qui a passare qualche giorno di vacanza, ma credo siano messi lì da mesi se non anni. Un po' tutto curioso quello che avviene in questa città. Bah, ditemi cosa ne pensate, fatevi delle proposte, un giorno noi dovremo essere amministrazione, dobbiamo capire come utilizzare quest'area, perché diciamo l'andazzo fin qui allegro, felice, un po' così ballerino dovrà finire. Questa è un'area che si potrebbe destinare davvero a un bel parcheggio. Parcheggio è un termine particolare perché c'è bisogno di parcheggi in questa città. Ma ne parleremo nella prossima diretta. Per contattarmi, WhatsApp 347 10 97 484 o alla mail info@salvorusso.it. Va bene, me ne vado a lavorare. Buona giornata a tutte e a tutti da Salvo Russo. Ciao!